l'amore? Cos'è l'amore? Non è certamente questo! Maledetto cornuto! Oh mamma mia, è uscita la rapina! E non solo, anche quella bella! Salve la gente di Gabbie, benvenuti sul DLC di Spider-Man. Hanno aggiornato il gioco con una nuova campagna dove potremo incontrare Black Cat. Way! Con la tuta di Iron Spider. Ehi Pete, sto lavorando a una storia che potrebbe interessarti. Il reportage Oscorp? Non quello, è sulle famiglie criminali del Maggia. I gangster? Pensavo fossero passati di moda, insieme allo Swing. Era in declino, ma senza più fischi e demoni, quei bastardi di Cosa Nostra sono pronti a tornare in azione. Mi piaci quando sei sboccata. Calma, tigre. Tigre! Un mese fa i federali hanno fatto visita al Maggia. Ok. Beh, uno dei padrini era in possesso di un magnifico dipinto chiamato La Maria. Adesso lo tengono esposto al Moca di La Maria! E quindi? E secondo le mie fonti, una delle famiglie sta progettando di rubarlo. Oh. Stanotte. Ho il sospetto che non siano appassionati d'arte. Farò un salto al museo. Va bene! Ok! No, sono troppo contento! A parte che mi sto dimenticando i tasti, non li ho ancora dimenticati del tutto, ma ci stavo per dimenticarli. Però, cavolo, la Maria, che dovrebbe essere la Mona Lisa di Spider-Man, la Maria, va bene. MJ, la tua fonte era attendibile. Una banda di sgherri sta facendo irruzione. Sgherri. Resta in linea, prova ad avvicinarmi. Sì, prudente. Se sono del Maggia, ci andranno pesante. Sono del Maggia. Andiamo. Il capo vuole quel quadro, ci stiamo mettendo troppo. Vuoi provare? Accomodati. Cavolo. Certa gente è disposta a tutto pur di non pagare l'ingresso. Peter, mi mancavano le tue battute orribili. Forse no. Siete qua? Uno alla volta. Uno alla volta. Uno dopo l'altro. Angry. Allora il nuovo verso di tocco letale. C'è Federico Freselli e Sal Patrillo. Appartengono alla famiglia criminale di Hammerhead, no? Italiani. Serve la Maria. Non è nel suo stile. Darò un'occhiata in giro per assicurarmi che nessuno sia entrato da un'altra parte. Ti aggiorno. Va bene. L'ingresso principale è a posto. Controlliamo le altre entrate. Ok, andiamo a cercare. Andiamo allora. Altre entrate. Le entrate di Spider-Man lo sappiamo. Ho detto che un bel ragno entra dai tetti. Mamma mia, sempre dai tetti. Come i veri ragni, no? Che li vedi appesi al soffitto. Ti entrano in casa senza dirti niente. Però dai, io apprezzo alcuni ragni, ragazzi. Quelli là che ti tolgono le mosche, le zanzare. Quelli li lascio anche in pace. Il problema è quando sono quelli giganti della Tanzania. Ehi, questo cos'è? Oh! No. Qualcuno MJ, è entrato. Hanno aperto un foro nel lucernaio. Vado a vedere. Oh no. Però, se riguarda Black Cat, ho il sospetto che potrebbe essere lei. Quindi, mentre gli sgherri di Hammerhead entravano da davanti, qualcuno si è introdotto dal tetto. E non sono io, che a quanto di solito pare, sono io quello che si introduce. Non c'è l'ombra di nessuno. Che fine hanno fatto le guardie notturne? È vero. Già, prova a controllare la saletta di sorveglianza all'ingresso. Dovresti trovare anche delle telecamere. Avranno ripreso l'intrusione. Ah. Cavolo! Una volta tanto che non mi accolgono con i lanciarazzi. Bellissimo! Una passeggiata al museo, una notte al museo. Adesso arriva Robin Williams. La saletta di sorveglianza è chiusa. Mi manca Robin. Mi serve un'impronta per entrare. All'interno ci saranno indizi su cosa è successo. Non c'è modo di aggirare il blocco? Non senza la mano giusta. Ci vuole la mano da Sono youtuber. Sono sufficienti le impronte. Se non trovi le guardie, puoi recuperarle dagli oggetti che hanno toccato. Ma vabbè, ma chi sei te? Oh, già, buona idea. Ma siamo Sempre così pronta. Tecnologici? Se serve una mano. Ok, troviamo ste impronte. Devo raccogliere le impronte, ragazzi. Oh, ma quanto grande è sto museo! Sono ore che vago dai condotti all'altri e non capisco dove possano essere. Dove potrebbero... Impronti... Allora... Che senti. Cosa abbiamo lì? Oh, c'è qualcosa? La torcia? Una torcia, ci sarà un'impronta parziale. Sicuramente, guarda qua. Sgamata! Ho un'impronta. Parziale, una purtroppo. Di... per ora abbiamo una mano aliena. Altre. Dobbiamo trovarne più. Una mano Strano. Aliena però meno male. Le guardie sembrano sparite nel nulla. Beh, allora, dove Harry posso Parker. Trovare qualche impronta parziale?
Se non lo sai tu, credi che lo sappia io? Sulle sedie. Ah, un taccuino. Qui c'è un'impronta, lo so. Devo solo trovarla. King Pizza Bird. Possiamo anche noi farci le parole crociate. Mamma mia, se ci fosse mio nonno. Ok. Potrebbe andare. La 12 verticale è karaoke, non kamquat. Mamma mia, Peter, basta fare il secchione! Per quello ti lasciano tutte. A meno che non scelgano volontariamente di andarsene. Oh, c'è un nano qua, ragazzi. C'è un nano. Ah no, vi giuro, ho confuso sta statua per un nano da giardino. Non sono abbastanza ricco per apprezzarlo. Ma come, Peter? Fatti pagare, te l'ho detto. Ok, ne ho trovato un altro. Qui potrebbe esserci un'impronta. Un iPhone nuovo? Ma chi lo lascia? Sono proprio spariti, eh. Un'altra, fantastico. Okay. Ho impronte parziali sufficienti per ricostruire quella integrale. Ora possiamo andare. Dai, Peter, andiamo. Eccolo, eccolo, eccolo che parte dovrei con la carta. Riuscire a configurare lo scanner. Dovrei dirlo che fa tutto Gabby, il tuo assistente. Io sono Robin, ma di Spider-Man. Sì! Fatto. Sto trasferendo l'impronta. Oh, yes! Ma viene! Ma vieni! Ottimo. Oh yeah, boy! I got this! Gatte, gatte, gatto! Gatto, gatto, gatto! Ci sono! Grande, cosa vedi? Sono vive, sedate a quanto pare. Nessun segno di lotta. Direi che non è opera di Hammerhead. Esatto. Se non di Hammerhead, di chi? Ci sono delle videocamere. Fammi vedere. Non ho l'amante, giuro. La telecamera 5 è stata spenta. Beh, piuttosto sospetto. Provo ad accenderla per capire cosa volevano nascondere. Peter. È puntata su uno dei dipinti della mostra. È la Maria. Deve trattarsi della Maria. Sì! E nessuno la Maria, finalmente! Rubata. Sappiamo chi è! Devo osservarla da vicino per capire cos'ha di speciale. Non so cosa abbia di speciale mia cugina. Sapete, mia cugina si chiama Maria. Ma andiamo a vedere! È qui, era qua, tutto il tempo sotto di me. Sotto il mio naso. Oh. La Maria è un brillante esempio di impressionismo pastorale moderno. La storia dei numerosi furti del quadro è affascinante quasi quanto l'opera stessa. Sembra un po' uno sgorbio. Sembra un dipinto come tanti altri. Sembra Van Gogh e donna. Il museo ospita opere che valgono molto di più. Ma perché il mage è ossessionato proprio da questa? Aspetta, MJ, arriva qualcuno. Porca vacca, no! No! Ma sapete guidare bene, però, sì. Ok. No. Che succede? Chi sono? Sono quelli di prima? Occhi aperti! Spider-Man potrebbe essere in allora zona. Lo sanno! Sanno, sono i miei fans! Volete l'autografo? Accidenti! È chiuso dietro a un vetro di sicurezza. Ehi, dite a Frank che qui serve l'artiglieria pesante! Artiglieria pesante? È volata! Avete visto? È volata! Una panchina! LOL! Va bene. MJ, gli sgherri di Hammerhead hanno chiamato rinforzi. Non mi hanno ancora visto. Bene, non fare sciocchezze. So io dove andare. Allora, prima di tutto dobbiamo rientrare in quel condotto. Ok, li prenderò a modi Spider Gabby. Spider Gab, Spider Gab, ti distrugge Spider Gab. Boom, headshot. Ok, a posto, a posto. Oh, no. E ora una dimostrazione della sublime arte della lotta al crimine. Stai buono. No. Mi hanno sgamato. Mi hanno sgamato, no! Sta arrivando la polizia. Al diavolo, prendete quello che capita. Ma state scherzando? Ma state scherzando? Fantastico, ora saccheggiano il museo. Ma siete scemi. Adesso arrivo io. C'è un'unica via d'uscita, quella da cui sono entrati. Aspetta! Il furto d'opere d'arte, il furto peggiore! Vieni qua. Molla subito. Era meglio comprare un souvenir. Però non vorrei aver rotto la statua. Ho capito che dovete rubare opere d'arte perché domani avete la verifica su storia dell'arte. Ma non è questo il modo. Ok. Bam. Gli è volato addosso. Sono riuscito a farlo volare addosso. Come premio di consolazione ti spedirò un poster di quell'opera da appendere in cella. Mamma mia, Peter, ma sei troppo anche gentile. Esatto. Ho un altro. Avete rotto. Siete più di uno. Ok, aspettate.
C'è il pizio. Ehi, Aurizio, paga il pizio. Posso distruggere il ciccione? Nice, ma quanti ce ne sono? Magnate troppo. Sta New York piena di Burger King non ha fatto bene. Ha aumentato il potere dei miei nemici. Ci sono io qua, protettore delle opere. Vieni qua. Facciamo così con te. Siete dilettanti allo sbaraglio. Mi ho finito? Credo di sì. Ho salvato Van Gogh. Ho salvato Monet. Oh. Hola. Ragno comanda. Peter, mi senti? Tutto bene? Sì, li ho presi tutti. Era la televisione. Ma ci sarà da rimettere ordine qui. Che mi dici della Maria? Magari questo era solo un diversivo. Ho lo stesso dubbio. Torno lì, sperando che il vetro sia abbastanza spesso. Sto già tornando. Che brutto sto quadro, che il brutto. Il divisorio è integro. E corazzato. Nessuno può avvicinarsi alla Maria al momento. Missione compiuta, quindi? Lo spero. Ok. Senti, mi sa che dobbiamo risentirci più tardi. Perché? Che succede? Sei in forma? C'è la sua vera ragazza. Scusami, Mary Jane. No. Cioè, voglio dire, a volte. Allora, sei solo soletto o sei tornato con la tua ex? Stai facendo molte domande. Semplice curiosità. Già, e quella non fa bene ai gatti. Dimmi invece perché sei qui. Stavo solo aspettando il momento propizio. Guarda laggiù. Gli ho chiamati! Avevo proprio detto che non c'erano i rocket. Perché ci dovete sempre mettere i rocket? Quanti siete! Aspetta, mi torno subito. Era un momento caldo, ma adesso è ancora più caldo. Ok, razzi. Ragazzi, volano razzi. Non conosci Amaranth? Sta buona, guarda, adesso una trota, una bufalona di quelle. Scusa, però io sono di Mary Jane, ormai mi sono infognato con la mia ragazza dai capelli rossi. Tu ce li hai bianchi, quindi sei più vecchio di conseguenza. No, meglio che voli tu. Ok, mi sono colpiti a vicenda. Ne arrivano altri. Ne arrivano. Oh, che carina! Che mi aiuta! Oh! Ok. Andiamo per di qua. Voleva un taglio semplice con la messa in piega. Mamma mia, quanti siete! E vabbè, ma questo. Hanno una portata d'attacco che usano l'aimbot. Abbiamo distrutto noi il museo. Cioè, a sto punto era meglio che rubavate le opere, perché le abbiamo distrutte tutte facendo a pugni. Questo ha fatto male, veramente. Ma io sono Iron Spider. Sono fatto di ferro resistente russo. Ok. Ma guarda che si protegge, guarda come si protegge. Oh, al muro. Al muro. Poi ehi là. Ottimo. Nice one. Sono Batman. Cioè, voglio dire, sono Spider-Man. Ok. Abbiamo finito? Spiderina? Eh? Mamma mia, che macello. Ehi, guarda che ho già finito. Hai dei nuovi trucchetti. Anche tu dovresti cambiare repertorio. Non avevi smesso coi furti d'arte? Non è l'arte che mi interessa. Che diavolo stai facendo? Hai delle vite da salvare. Non di nuovo. Ehi! Ehi, ehi, ehi! Aiuto! Non che se lo meritavano dopo che hanno usato i razzi. Ma va bene. Cosa? Dove si è cacciata? Ovviamente. Cavolo però, che infarto! Peter, va tutto bene? Scusa, MJ, ho incontrato una vecchia conoscenza. Che? Una gatta da pelare. Oh no, adesso, mamma mia, quanto si ingelosirà Mary Jane, quanto si ingelosirà, poi avrà la scusa per lasciarmi definitivamente. Il ritorno della gatta. Olele. Quindi a passare dal tetto era stata Black Cat. Ma collabora con gli sgherri di Amaranth. Già, probabilmente è rimasta a osservarmi per tutto il tempo. Dimmi che non è riuscita a svignarsela con la Maria. Peggio. Non l'ha fatto. Magnifico. L'ha distrutta per rubare una chiavetta nella cornice. Cosa?
Mi spiace. Cosa pensi contenga quella chiavetta? Ottima domanda. Chiederò in giro. Beh, sì, perché sul giro di amici lo saprà. Chiederò in giro. Perché è una cosa normale trovare una chiavetta USB dentro un quadro. Guardate, mi hanno dato un nuovo costume. Questo qua non ha un potere, però. Però è un costume adatto alla situation. Guardatelo. Non è male. Carino. Però capita fagiolo, perché non può essere una puntata di Spider-Man sul canale di Gabby se non cambio costume almeno una volta. Ci sono. Sono andato da qualche parte. Un'altra autobomba, a quanto pare. Stavolta chi sarà stato? Di nuovo Hammerhead. Questo Hammerhead, sì, testa di... potrebbero esserci altri ordigni. Chiama gli artificieri. Bombe nascoste. Meglio agire in piccolo. In piccolo? Spider-Bot! Porca vacca! Ok. Vabbè. Cos'è sta roba? Spider-Bot! Dopo Spider Cop. Troviamo quegli esplosivi. Salve! Aiuto, non vorrei che uno mi vedesse, perché se Spider-Bot trovasse... Tipo, se quello fossi io, l'avrei già pestato Spider-Bot, perché mi sarei cagato troppo. Disinnescata. Ma è easy, basta. Troviamo le altre. Ok, ok ragazzi, saranno sicuramente sotto qui, da qualche parte. Dobbiamo cercare tutte le bombe. E qua, sotto il bidone! Sgamata! Maledetta. Hammerhead ha un piano. Potrebbero esserci altri ordigni in città. Cavolo, anche lui adesso che si mette a fare come l'altro bombarolo di Taskmaster. Spider-Man, sono il Detective Mackie. Un'amica comune mi ha passato Yuri. Il tuo numero. Posso immaginare chi? Come posso esserti utile, Detective? Preferirei discuterne di persona. Puoi passare al distretto di Greenwich. Mi dicono che prediligi gli incontri sui tetti. Nessun problema, ci vediamo lì. Va bene. Questo mi terrà impegnato mentre attendo gli scontri da MJ. Quel colpo al museo è stato un disastro. Non è da Black Cat lavorare con gente come Hammerhead. Speriamo che MJ scopra cosa nasconde quella chiavetta. Speriamo bene, ragazzi. Cioè, qua si stanno rivoltando contro di me. Adesso però non c'è più Yuri. Qui. Tu sei il leggendario Spider Cop? Detective Mackie, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. È di nuovo Stan Lee. Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui Gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Sarà Catwoman. Morto in prigione. Ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo, ti aggiornerò man mano. Wow. Ma se me lo dici tu, io ci vado. Non mi importa. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Devo salvarle. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americio 241 all'interno. Vuoi fare l'americio? Pensavo mi intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscissi a chiudere questo caso, andrai in pensione sereno. Può morire con il sorriso sul volto. Sì. Finalmente. Cioè, proprio lo stesso giorno in cui lo risolviamo. Quindi è meglio non risolverlo. Cos'è questa? Oh. Un tubo per dipinti. Oh, devo trovarli tutti qua. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Un maschio? Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Ok.
Mamma mia, non voglio immaginare come andava vestito. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e Northmoor. Non è territorio controllato dal Maggia? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra. Ma tra vieni! Ok, vado a verificare. Non vedevo l'ora! Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Immaginavo. Ma si dice che ora sia in mano a Amered e che le famiglie del Maggia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Amered? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia da un pezzo. Felicia, eh? Oh! Ora vi chiamate per nome. Oh! Beh, insomma, il fatto è che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. Molto aggiornati. Prima che lei pensi. Devo essere vicino a uno. Io faccio le corna rubati. E non perché faccio i corni per tirare la ragnatela. Va bene. Ok, ok, ok. Va bene. A tutte le unità, ricevo conferma di un allarme. State buono. Mamma mia, lascio sta città 5 minuti e succede la guerra atomica. Guardate, le cose sembravano più tranquille e meno caotiche quando c'era il respiro del diavolo. Ora invece devo respirare ed è tutto così affannoso. Altre sì. Autobombe. Autobombe. Oh no, Spider-Bot. Spider-Bot sistema le autobombe con un bop. Ok, fuori una. Fuori una. Siamo a due, Peter. Tanto genio e poi non sai contare. Sì, sono sì. Tutte. Sarebbe potuta finire male. Sarebbe potuta, ma c'è Peter. Parcheggia bombe. Ok, ora dobbiamo andare a una sparatoria. Che mi aspetto stavolta? Rocket, fucili. Ragazzi, ragazze, fellow one gabbiani. Dov'è la sparatoria? Vedo tutto tranquillo. Aspetta due secondi. Eccola, eccola. Hai capito. Ovviamente nessuno che ammazza nessuno. Devo arrivare io? Mamma mia, ma cos'è il far web qua? Allora, ragazzi, io ho fatto... Ok, si sono accorti che esisto male. Ok, facciamo così. Ecco, distraiamoli, prendiamo un tombino al volo. Boom! Sono Capitan America. It's pizza time. Ok, prendiamo un po' questo. Oh, sushi? No, esci. Ok, ora andiamo qua. Bara 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 bara. Vola, vola, volate. Vola, vola, spaccate. Ok, abbiamo quasi fatto. Incollo, guarda come Giovanni Mucciaccia. Incolla le sue carte. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcuno vuole un po' di carta igienica? Prendila. Ecco qua. Questa per Giovanni. Ok. Consegna espressa. Spero siano le pantofole, no, che ho. Sono i rocket. No! Peggio! Ok, va bene. Ok! Aiuto. Sul sito. Mi rifiuto di firmare. Cos'è quello? Un sparaburger? La banda. Aiuto. Andiamo. La mia banda suona la machine gun. Non posso ucciderlo subito? Ma è stato facile, cavolo. Pensavo che così grande e grosso sarebbe morto tra due ore. È bastato un mezzo colpo. È arrivato proprio in modo espresso. Ho espressamente detto che non voglio consegne espresse. Basta con sta bacchetta, cosa vuoi fare? Harry Potter in fasce. Pieno di cerotti sarai. Cura questo. Credo che era finalmente l'ultimo. Non ve la mettete contro Black Spider. Black Spider. Oh, come si è casciato quello? Aia. Chiama il 911 se hai bisogno di aiuto. Ok, va bene, d'accordo, mi arrendo. Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizia a parlare. La tipa con i capelli bianchi ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla bodega di Waverly. Quello sconto di pena chiama l'800 900 313. La sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggia ha una base a Waverly. E Cicero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla.
Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Troppi dettagli. Aiuto! Mary Jane. Io lo so che Mary Jane non la vedremo più dopo questo DLC. Ecco la bodega. La okay, bodega, Felicia, la bodega, in dialetto veneto. Io la chiamo bottega, invece la chiamiamo bodega noi veneti. Ok, ragazzi, canzone all'ambiente. Oh, sento puzza di felina. Guarda mia. Ehi, 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 caccia la pollastra. Dove sei? Dove sei? Era appostata qui. Era appostata qui e mi guardava. Di nuovo. Che cosa stavi osservando, Felicia? Cosa stavi osservando, mia gattina? Ah, c'è qualcosa. Centro. Centro. Eccola lì. Però l'ho sgamata. Andiamo. Oh. Ok. Perfetto. Non mi farei fesso stavolta. Oh, mi hai fatto fesso. Oh. Salve, Ranit. Hai rotto? Felicia, il Maggia non scherza. Giocare con loro non è... Ah, ma a me piace giocare. Dannata gatta. Spider-Man. Ancora? Sta aiutando la gatta. Prendiamolo. Sta aiutando la gatta, no! Non ditelo, MJ! Non ditelo, MJ! Ok, ok. No, di nuovo machine gun. No, ancora un machine gun. Ma adesso è diventato un'arma. No, no! Non no! Oh! Un'ora di fight con questi cosi. È stato uno spasso. Sì. Dov'è finita Felicia? Mi hanno fatto i fuochi d'artificio quando non ce n'era bisogno. Terroristi! Sono dei dannati terroristi. Mi piace Spear. Ah? Mi riporta ai vecchi tempi. Ma quali tempi? Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. Cosa ho fatto con questa perché qua? Perché vuoi rubarla? Devo farlo. O uccideranno mio figlio. Tuo figlio? Non dire che è anche mio figlio, ti prego. Non dirmi che non sono state... Non è mio figlio, vero? Aspetta, come tuo figlio? Spider, cosa hai fatto? Cavolo. Felicia ha un figlio? Impossibile. Infatti. Oddio, no, è possibile. E io potrei essere l'uomo, non pensarci nemmeno. Lo sapevo! Oh. MJ, ho trovato la gatta, ma è fuggita. Ah, sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Beh, non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Hammerhead nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra trabante. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso. Sì, sì. Tanto ormai io ci ho trovato una più utile di te. Ho trovato una nuova donna. Oh, che sono fosse un Power Ranger. Aspetta, Scrooble. Non dirmi che sei uscita di prigione. Certo che sì. Eri finita dentro per stalking. Diversi ammiratori. Oh, non sono carini. Mi stanno aiutando ad organizzare un nuovo show. In effetti, potresti fare un salto. Un salto? Un salto? Per farmi saltare in aria? Che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata. Per questo episodio direi che ci fermiamo qua. Nei prossimi andremo avanti più spediti, con episodi magari anche più lunghi. Ma penso che per questo abbiamo fatto abbastanza. Però bello, hanno rimodernato la città. Mi sembra di vedere anche qualche nuova zona. Non so, mi sembra di vedere più dettagli in alcune cose, quindi sicuramente qualcosa di nuovo c'è in questo DLC. Anche le missioni secondarie, cose del genere, quindi ecco, esatto, appena detto. Va bene. Dai, interessante. Poi mi sembra anche più dettagliata la città in fondo. Mi sa che forse nei nuovi DLC potremo anche andare in giro per le altre isole. Babbo, dai. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione invece di questo video. Fatemi sapere nei commenti i consigli, tutto quello che volete. Scrivetelo nei commenti, io li leggo 100%. Ci becchiamo noi invece al prossimo episodio, che uscirà molto presto. E anche Red Dead Redemption, arriva prestissimo. Ciao ragazzi!